Adesso abbiamo paura. Dopo i fatti di Genova, domani vertice ANAS Comune di Catanzaro sulla tenuta del Ponte Bisantis. Lo stesso Morandi avvertiva sulle sue opere. Attenzione alle crepe. E intanto un dossier Istat svela come più di un quarto degli edifici residenziali in Calabria è in pessime condizioni. Folgorati in spiaggia, colpiti da un fulmine mentre passeggiavano sull'arenile di Paola. Ai nostri microfoni uno dei due fratelli vittime di questa fatalità. Il congiunto si trova adesso ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Lamezia Terme. Emergenza erosione, a Calopezzati nell'Alto Ionio il mare si è divorato negli anni decine di metri di spiaggia. Adesso le onde minacciano anche il centro abitato. L'appello dei cittadini che non sanno più a quale istituzione votarsi. La meglio gioventù. La campagna di sicurezza e prevenzione funziona. Giro di vite dei carabinieri della compagnia di Vibo Valentia sulla sicurezza stradale. E i giovani, all'uscita dai locali notturni, superano tutti il test dell'etilometro. Il calciomercato. Le società calabresi alle prese con le ultime trattative per potenziare i propri organici. Intanto buon test della Vibonese che pareggia 0-0 col Cosenza e il pilastro Gigi Silvestri lancia una promessa ai tifosi del Luigi Razza. Buon lunedì da Alessio Buonpasso e da tutta la redazione. Bentornati alla nostra informazione. Dopo il crollo del ponte di Genova è sempre altissima l'attenzione sui pericoli legati all'usura delle grandi infrastrutture nel nostro paese. Lo stesso Riccardo Morandi, l'ingegnere che progettò sia il ponte Ligure che quello di Catanzaro, predicava attenzione su crepe e usura del tempo. Intanto proprio domani è programmato un incontro tra ANAS e Comune di Catanzaro per fare il punto sull'infrastruttura simbolo della città, capoluogo di regione. Guardate. Occhio alle crepe. Non è l'ennesimo monito lanciato sui social dal sapientone di turno, ma a dirlo è lo stesso Riccardo Morandi, l'ingegnere romano che circa 60 anni fa progettò il ponte Bisantis di Catanzaro e, sempre nello stesso periodo, quello di Genova, venuto giù il 14 agosto. In una relazione che scrisse nel 1979, il progettista già allora metteva in guardia dall'usura del tempo, dai mutati flussi di traffico e dalla corrosione degli agenti atmosferici che lentamente pregiudicano la tenuta del calcestruzzo utilizzato per costruire i suoi ponti, avvertendo di tenere sott'occhio in particolare le crepe che finiscono per esporre l'armatura di metallo. Parole che oggi, alla luce di quanto avvenuto a Genova e al prezzo altissimo pagato in vite umane, assumono un significato che va oltre le semplici considerazioni ingegneristiche. Se la struttura mostra aperture di crepe che superano il massimo valore accettato nel progetto, scriveva Morandi 40 anni fa, possono essere causa di danni alla conservazione dell'armatura. Ed è ciò che sembra stia accadendo al ponte di Catanzaro. L'ANAS rassicura che il viadotto è sottoposto a un monitoraggio costante e mette sul tavolo 3.400.000 euro che nei prossimi mesi serviranno per interventi di conservazione. Intanto, però, le immagini girate con un drone da alcuni attivisti di Forza Italia colpiscono e preoccupano migliaia di calabresi che ogni giorno attraversano quel ponte, tra i più alti d'Europa a campata unica, nella speranza che, delle rassicurazioni, stavolta ci sia davvero da fidarsi. Enrico De Girolamo per la CNews 24. Altri dati poco, abbastanza preoccupanti: il 26,8% del totale degli edifici residenziali in Calabria è in mediocre, pessimo stato di conservazione. E quanto emerge dai dati Istat, a livello provinciale il primato negativo spetta Vibo Valentia, dove è più diffuso il cattivo stato di conservazione delle case, seguita da Reggio Calabria e Catanzaro. E adesso guardate cos'è accaduto lungo una spiaggia di Paola. Erano usciti in barca per una battuta di pesca, ma appena hanno intravisto l'orizzonte, l'arrivo del temporale, sono rientrati sulla costa in questo tratto di spiaggia tra Paola e San Lucido, sul Tirreno Cosentino. Proprio qui, mentre si dirigevano verso l'auto, due fratelli sono stati colpiti da un fulmine. Si tratta di due persone molto note nella città del Santo. Ad avere la peggio, Franco De Rosi, 66 anni, ex primario di radiologia dell'ospedale di Paola.
La scarica elettrica lo ha investito facendogli perdere conoscenza. Il tempestivo intervento dell'elisoccorso gli ha salvato la vita, trasportato all'ospedale di Lamezia Terme e fuori pericolo. Solo un grande spavento invece per il fratello del medico, Piero De Rosi, di 57 anni, avvocato, trapiantato a San Donato Milanese, subito dimesso dal nosocomio paolano dove era giunto a bordo di un'ambulanza. Mentre eravamo al centro della spiaggia abbiamo sentito dei tuoni e all'improvviso abbiamo sentito questo grosso boato e io mi sono trovato per terra e mio fratello anche dall'altra parte. Lì ho capito che eravamo stati colpiti da un fulmine. Io avevo le gambe paralizzate, però lo chiamavo e ho pensato per qualche istante che fosse morto. Poi cosa è successo? È riuscito ad allertare i soccorsi? Sì, poi i bagnanti, lo stesso guardiano delle barche ci hanno soccorso, poi è arrivato il 118, non so come ha fatto perché è stato velocissimo, e poi mio fratello è stato trasportato con l'elisoccorso alle Lamezia Terme. Ricordo appunto che mio fratello era per terra, io ho cercato di alzarmi ma non ce la facevo e lo chiamavo. E lì ho pensato al peggio. Anche oggi a Paola il tempo ha ripreso a fare i capricci. Dopo una mattinata soleggiata sono tornati i tuoni a scandire questo incerto scorcio di fine agosto. Salvatore Bruno per la CNews 24. Parliamo di erosione costiera. Andiamo sullo Ionio Cosentino a Calopezzati, dove il mare prima ha divorato decine di metri di spiaggia e adesso rappresenta un pericolo serio per l'abitato. 65 metri di spiaggia erosi dal mare in poco più di mezzo secolo. Erano gli anni 60, quando a ridosso della costa di Calopezzati, lungo il medio alto litorale ionico, iniziava a fiorire l'area residenziale dove centinaia di villeggianti stabili, soprattutto provenienti dalle aree interne del Cosentino, trascorrevano le loro lunghe ferie. Ma oggi quella bella e ampia spiaggia, incontaminata e sabbiosa, ricca di arbusti, che un tempo divideva il mare dalle case, non esiste più. E le onde rischiano di inghiottire quanto è rimasto in piedi, mentre quei pochi coraggiosi che ancora resistono tornano a chiedere un intervento urgente e risolutivo alle istituzioni comunali e regionali. Diciamo che si sono persi tutti questi metri di spiaggia e nello stesso tempo tutti gli anni si sono persi senza fare nulla. Poi voglio dire, il fatto che manchi la spiaggia, non solo qui, ma su tutto il litorale calopezzatese, salvo alla piazzetta dove ce n'è un po' di più, è ovvio che questo depaupera sia chi ha sui turisti la fonte di maggior reddito, sia chi ovviamente, come è il caso di specie, viene qui a Calopezzati per passare l'estate e non può farsi il bagno perché non ha dove mettere l'ombrellone. Le istanze sono state fatte anche ufficiali per cercare di insistere un po' sull'attività che è praticamente assente delle amministrazioni che si sono succedute. Sembra che la cosa non esista, invece è all'occhio di tutti che esiste come. L'unico intervento è stato fatto apponendo queste masse di arenaria, metà anni 80, dopodiché totalmente il vuoto, il nulla. Come se, ribadisco quello che dicevo prima, nulla fosse successo e nulla sta succedendo. Se noi parliamo di costi, per quanto riguarda la manutenzione sta diventando un po' pesante. Ma io vorrei ribadire il concetto che noi siamo comunque stanchi e arrabbiati per questa situazione che non si riesce a risolvere, anche se si può dire è così semplice, basta poco. Marco Le Fosse per la CNews 24. Ancora a Catanzaro, dove una nuova e stavolta molto strana colata di vernice blu sull'asfalto a tracciare ulteriori parcheggi a pagamento provoca non solo la vibrante protesta dei cittadini ma anche forti tensioni. Guardate. Catanzaro è tutto un caos. Le polemiche non vanno mai in vacanza e a Catanzaro nel periodo ferragostano viaggiano sui social. Qui è montato un polverone mediatico dopo l'avvio degli interventi di ripitturazione delle strisce blu. Le colate di vernice che hanno invaso il centro storico approfittando dello svuotamento estivo della città sono state immediatamente ribattezzate come anomale. Sicuramente se hanno fatto qualcosa di strano prenderanno provvedimenti, sicuramente non è un buon colpo d'occhio, no? Strisce blu ai piedi di scalinate, accessi pedonali, strisce blu dinanzi ai passi carrabili, disegnati in maniera estrosa e creativa. Bisognerebbe mettere le persone giuste ai posti giusti.
Il colpo basso è stato assestato in un periodo di assenza del primo cittadino, lontano dalla città per godere di qualche giorno di ferie, ma dal luogo di villeggiatura Sergio Abramo ha tuonato contro i vertici di MC, municipalizzata comunale, incaricata di realizzare i lavori. Sergio non sapeva niente, ma adesso sembra che sappia qualcosa, infatti ha chiamato le persone preposte a vedere che cosa è successo. Però di solito il cittadino paga sempre, poi si sa dopo. Succede come le cose in famiglia, che il papà è sempre quello che li sa per ultimo le cose. Il sindaco ha infatti sollecitato immediate verifiche, richiedendo sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che nel periodo estivo si sono abbandonati alle attività creative. La MC ha provveduto a installare circa 1500 stalle, quindi che ci sia qualche errore è possibile, è umano. Comunque sono dei lavori ancora provvisori che devono essere completati, che la MC ha affrontato pure nel periodo di Ferragosto, si è lavorato anche prima e subito dopo Ferragosto per come dire, togliere alcuni inconvenienti. Lavori che devono essere, e questo vorrei sottolineare, completati, ancora non sono stati collaudati. Luana Costa per la CNews 24. Ci spostiamo a Cosenza, il Movimento 5 Stelle alza il tiro ed allerta i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale affinché vigilino sulla cantiera dell'ex Hotel Jolly di Cosenza, evitandone l'abbattimento in assenza delle necessarie autorizzazioni. In una lettera i parlamentari Margherita Corrado, Nicola Morra e Anna Laura Orrico si rivolgono ai vertici dell'arma chiedendo loro attenta vigilanza ed un eventuale intervento alla luce delle reiterate dichiarazioni pubbliche del sindaco Mario Chiuso, intenzionato a voler demolire gli ultimi quattro piani dell'immobile, a dispetto, scrivono gli esponenti pentastellati, della mancata pronuncia della Commissione regionale per il patrimonio culturale. Parliamo di sicurezza stradale. Nella settimana ferragostana i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno realizzato un'attività di controllo straordinaria sulla sicurezza lungo le strade e non solo. Nel bilancio tracciato stamattina in particolare davvero importanti i numeri legati al test alcolico. A parte diciamo il controllo preliminare col precursore, no? Poi facciamo soffiare proprio. Tutti negativi. I veri successi sono questi. Giovani sobri alla guida, niente più sbronze e incidenti stradali sensibilmente ridotti, vite salvate. L'incontro coi giornalisti per tracciare il bilancio dell'attività straordinaria di controllo del territorio svolta dalla compagnia di Vibo Valentia consente al comandante Piermarco Boretaz e al responsabile dell'aliquota radiomobile Francesco Panei di fornire un dato finalmente confortante per un territorio che ha versato tanto sangue sull'asfalto. La stretta sulla prevenzione ha funzionato. Spesso i giovani sono migliori di quel che si crede. Sono arrivato a Vibo 4 anni fa, facevamo 8, 10, 12, 186 al mese. Ora se li facciamo tutto l'anno. Un trend confermato nel periodo più critico, un'alta stagione nel corso della quale i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno lavorato per rendere sempre più sicure le arterie a beneficio di residenti e turisti. Abbiamo elevato contravvenzioni, abbiamo fatto anche diciamo delle decurtato punti e anche sequestrato dei veicoli. Però quello che ci ha interessato di più è stato proprio intensificare i controlli per permettere ai turisti di poter usufruire della strada in maniera corretta. Tra le attività messe in campo, anche quelle a tutela dei consumatori grazie al supporto del NAS e sui luoghi di lavoro, dove trasversalmente nei vari comparti produttivi, malgrado le pesanti sanzioni previste, le pratiche di lavoro irregolari adottate dagli imprenditori sono dure a morire, come hanno documentato i militari del NIL. Da Vibo Valentia per la CNews 24. La cronaca ci porta adesso a Cetraro, dove ieri il personale della Guardia Costiera ha salvato la vita dei velisti che si erano avventurati in mare malgrado gli allarmi per le avverse condizioni meteo. Il vento ha fatto ribaltare il catamarano sul quale si trovavano i tre. Uno è stato soccorso da un altro natante in transito. Gli altri due, aggrappati al catamarano rovesciato, sono stati invece salvati da una motovedetta della Guardia Costiera intervenuta a pochi minuti dall'allarme. Il natante si è invece spiaggiato.
Violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato Domenico Macri, 34 anni, di Vibo Valentia, individuato a Pizzo e dunque fuori dal comune di soggiorno, condannato in via definitiva per associazione mafiosa come componente del clan Lo Bianco. Alla vista dei militari dell'arma, Macri sarebbe dato a precipitosa fuga, ma è stato rintracciato dagli stessi carabinieri all'interno della propria abitazione a Vibo, nella quale nel frattempo aveva fatto rientro. Domani alle 13.30 e alle 20 sul nostro canale una nuova magnifica puntata firmata da Saverio Caracciolo con la sua Laci Storie ci porta a Praia a Mare. Guardate alla scoperta di che cosa. Io sono Don Franco, il rettore del santuario diocesano Madonna della Grotta, di cui oggi, 15 agosto, ricorre la festa patronale della città di Praia a Mare. Si ricorda infatti che tra il 14 e il 15 agosto del 1326 arrivò dal mare questa immagine della Madonna. La nave si arenò tra l'isola Dino e la costa. A un certo punto, per salvarla, il capitano vide queste grotte da lontano e la portò lì, la poggiò su un grande masso piano. Da lì è nata la storia, diciamo, di questo luogo di culto. Evviva Maria! Il desiderio e la volontà è quella di compiere anche la processione per mare che è attesa. È un momento molto suggestivo, molto carico di attesa, perché la Madonna che è venuta dal mare ritorna sul mare per benedire il mare e con il mare chiaramente tutti quelli che lavorano. Dopo la vittoria del David di Donatello del Festival di Seoul del Giffoni Film Festival, continuano gli apprezzamenti internazionali per il cortometraggio Bismillah, scritto e diretto dal catanzarese Alessandro Grande, a distanza di pochi giorni da un'altra selezione valida per gli Oscar, dove Bismillah è stato scelto su oltre 6.000 lavori provenienti da tutto il mondo al Rhode Island International Film Festival negli Stati Uniti. Alessandro Grande e il suo film raggiungono un altro importante riconoscimento in Europa. È infatti arrivata da poche ore l'ufficialità che il film è anche in concorso a Encuters nel Regno Unito, uno dei festival più importanti al mondo, valido non solo per la qualificazione agli Oscar, ma anche per i BAFTA e per gli EFA, gli European Film Awards. Adesso siamo allo sport, al calcio, in attesa dell'inizio del campionato. Facciamo il punto sul calciomercato delle formazioni calabresi di Serie C. Per fortuna c'è il calciomercato, per fortuna ci sono le trattative, le ultime, le più calde, a rendere particolarmente eccitanti questi giorni di fine agosto, in attesa che il pallone torni a rotolare sui campi di Serie C. Avrebbe dovuto rifarlo già dalla prossima domenica, invece non accadrà prima del 2 settembre. Intanto, il primo assaggio di calcio si è avuto con le sfide di Coppa Italia e i test amichevoli, che hanno sciolto gli ultimi dubbi ed evidenziato lacune e problemi di organico. Da qui la necessità dei club, negli ultimi giorni di trattative, di rimpinguare all'occorrenza a rafforzare la rosa a disposizione dei rispettivi tecnici. Sarà un campionato più equilibrato, molto più agguerrito, tra centro e bassa classifica. Nessuno quindi può permettersi di sbagliare. E se Rende ha proseguito con la sua filosofia giovane ma adeguato, scommettendo ancora sugli under e calciatori dal talento cristallino ma ancora tutto da mostrare, discorso diverso per Catanzaro e Regina. Il club giallorosso, guidato da Oteri, ha piazzato nelle ultime ore dei colpi importanti per la categoria, su tutti. L'attaccante da Serie A, Canutè, che nella passata stagione ha iniziato con il Benevento nell'Olimpo del calcio italiano, per poi proseguire la sua avventura alla Pro Vercelli in B. Ben 20 poi i movimenti in entrata in riva allo stretto, mai come quest'anno, approdo per giocatori di categoria. L'ultimo, in ordine di tempo, risponde al nome e al cognome di Salvatore Sandomenico, esterno d'attacco ex Juve Stabia e con una grande esperienza in Serie C.
cerca un top di serie anche la Vibonese, che deve coprire almeno tre tasselli, il più importante in attacco, dove sarebbe tornato di moda l'ex Andrea Saraniti in gol, 14 volte nella passata stagione tra Francavilla e Lecce. Alessio Buonpasso per la Cinus 24. Non è una new entry, ma un senatore della Vibonese, Gigi Silvestri, il difensore goleador rosso-blu, chiama raccolta ai tifosi e promette, sentite cosa. Mi taglio i capelli se faccio di nuovo i sette gol che ho fatto lo scorso anno, mi taglio i capelli a fine anno. Se non fosse che Gigi Silvestri tenesse di più i suoi capelli che la sua stessa vita, la promessa che avete appena sentito non sarebbe poi così clamorosa. E invece il difensore goleador della Vibonese della sua folta chioma è gelosissimo, ed averla messa sulla bilancia è davvero qualcosa che fa rumore nello spogliatoio rosso-blu. La contropartita, tuttavia, non è poi così male. Raserebbe la sua lunga e curata capigliatura per lo stesso numero di gol realizzati lo scorso anno in D, trasportati in C. Speriamo comunque di farne di più dentro casa, perché lo scorso anno spesso e volentieri l'ho fatto fuori casa, pure nella post-scudetto. Me lo pongo come obiettivo, ma non obiettivo primario. L'obiettivo primario è fare bene in campo e con la squadra. A fine stagione tireremo le somme, intanto c'è da partire con il piede giusto, e in questo, per Silvestri, fondamentale sarà l'aiuto dei tifosi. È stata la nostra forza, l'entusiasmo lo scorso anno. Poi io, questa è la terza annata che faccio con la maglia rosso-blu, e come lo scorso anno, il primo non l'avevo mai vista tutta quella gente comunque riempire uno stadio in trasferta o dentro casa stessa. Quindi a noi giocatori questo ci riempie di gioia, perché significa che stiamo facendo qualcosa di buono. E speriamo che quest'anno sia la stessa cosa. Comunque la tribuna la vedo sempre piena, la curva c'è entusiasmo con i striscioni, è una cosa importante, nuovi cori fanno sempre, è una cosa che comunque stimola tutti noi. Alessio Buonpasso per la Cinus 24. Era il nostro ultimo servizio, per le altre notizie vi rimando sui nostri siti, lacinus24.it e il vibonese.it. Torneremo alle 20.30, grazie. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La C News 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. La C News 24, la Calabria che fa notizia.